parte con le parole dei protagonisti nel prepartita curato da Federica Masolin con Carlo Muraro. Adesso la parola sta per passare invece al campo. Il campo ci dirà se la Sampdoria potrà continuare ad allungarsi tra le prime della classifica. Marilungo, sta salendo a destra anche Zauri, il cross di Coman per Pazzini e il colpo di testa con palla schiacciata, c'era però posizione di fuorigioco. Ruba palla a Palombo, subito uno sguardo e lancia a cercare Marilungo, il controllo di Marilungo, Marilungo! E la parata di Andújar, la migliore azione e la migliore palla gol. Riparte in contropiede il Catania, attenzione perché siamo 3 contro 3, Gomez in area di rigore, Gomez con il destro, deviazione in calcio d'angolo di Zauri con un recupero prodigioso. Attenzione a Coman, il destro, Andújar, all'improvviso lo squillo di Coman, ancora Coman, si apre a sinistra, Guberti, Andújar con una mano, Coman in controtempo. Intanto Maxi Lopez qui difende bene il pallone sull'attacco di Gastaldello, Maxi Lopez riapre per Izco, il pallone filtra, attenzione, arriva Gomez, il riballo Curci. Poli alza il pallone dentro l'aria per Pazzini, la sponda buona per Marilungo, poi Coman, che fuori gioco, anzi tocco di mano. Attenzione perché in mezzo Maxi Lopez, c'è anche Ricchiudi, Giama da lontanissimo, ha provato con il sinistro, pallone che rimbalza sul terreno e finisce fuori per il sospiro di sollievo. Ultimo attacco del match, forse non c'è più tempo, sta per fischiare all'arbitro perché siamo al 48esimo e infatti così è, arriva la fine a Marassi, 0-0 tra Sampdoria e Catania. Abbiamo fatto una grande partita sotto il livello della difensivo. Purtroppo non, in avanti non abbiamo punto abbastanza perché due o tre occasioni potevamo far male, avevamo preparato la partita quasi così.